c'hai, non so perché ti cade sempre l'occhio lì. No, lì. Sì. Barbarella, cosa ci fai? Un piatto salato, vedo. Facciamo, sì, facciamo un piatto salato. Facciamo uno strudel di verdure e uova. Bravo, è il numero solo uno. Solo per lei. Guarda come si spende per Barbara, arriva di corsa, fa tutto, eccetera. Allora, Alfio l'abbiamo già salutato, Lorenzo anche, dottoressa Severina Flacchi, Giovanna Civitillo con il suo Gireva, Sal De Riso, e ecco Giovanna, ecco Sal e Fulvio Marino. Alla console del mulino. Allora, partiamo con l'impasto. Lo strudel di verdure e uova. Esatto. Ok. Bello, che colorato, bella. Primaverile, vegetariano anche. Assolutamente. Allora, partiamo con l'impasto. L'uovo vegetariano, brava, quando sono brava. Le uova, eccetera. Partiamo con l'impasto, però nello stesso momento noi andiamo a mettere subito gli spinaci, che sono parte della ricetta, così intanto cuociono e poi facciamo bene, l'impasto. Adesso, vuoi ti aiuto? Allora, apro qua. Attenzione che è calda, è calda. Sì. E li buttiamo dentro tutti? Aspetta, mettiamo un goccino di olio. Mettiamo un goccino di olio, dimmi tu. Tanto che tu ti metti i guanti, così io ti aiuto. Dimmi. Perfetto, un goccino ancora. E li buttiamo dentro tutti. Sale e un po' di pepe e andiamo avanti. E vado, te. Andiamo a fare. Perfetto, mettiamo un po' di sale, un po' di pepe, il coperchio e sappiamo che diventano che alla metà. Che tanto diventa alla metà, Quando non spaventatevi, anche il pepe vuoi? Sì, un pochino di pepe e andiamo a metterci un po' di noce moscata. A me con gli spinaci piace la noce moscata. Ah, vedi, questa è una bella idea. E chiudiamo, chiudiamo perché diventeranno la metà. Andiamo a preparare la pasta brisée per lo strudel, quindi classica, solo che per dare un po' di colore, un po' di sapore diverso, abbiamo fatto una purea di barbabietola e acqua. Quindi un goccino d'acqua per allungare un po' la barbabietola. Perfetto. Quindi un goccino di olio di semi. Questa è la brisée, che è una pasta molto facile la da fare. Pasta matta, pasta sì. Pasta matta, sì, insomma. Però anche la brisée sì, è facile. Sì, la pasta strudel, esatto. Poi, un pochino di yogurt. Un po' di yogurt. Che gli lascia la morbidezza. Questa purea di barbabietola. Lascia pure lì che poi metto a posto io. E un pizzico di sale. E un pizzico di sale. Guarda che arriva a mettere a posto. Arriva Alfio, mamma bravo. Mia. Bravo Alfio, vieni qua a lavorare. Lui farebbe pazzie per Barbara De Nigris. È la sua preferita in assoluto. E non è detto che alcune non le abbia già fatte. Lorenzo, cosa sai che io non so? Niente, dicevo così per dire. Giovanna, tu sai qualcosa? Non so niente, però fa pazzie anche per me. Che è una donna notoriamente molto sposata, ecco. E tutti sanno anche con chi. Lo sai, lo certo. Sai che mi porta i regalini, mi porta le cose da mangiare. Ma io se fossi in te, qua quando vieni a fare affari tuoi qui nello studio di fianco, no, più che altro ce la butterei, vero? Io, vai attento. Io ho paura perché sai, nel nuovo format di affari tuoi c'è la cosa molto bella del tagliacarte. Anche a me piace quando, del tagliacarte, cioè, te sei già dentro del tagliacarte. La mano di Alfio. No, ma magari non ci vado. Ma non tra è l'altro vero. Complimenti, perché affari tuoi sta avendo un grande successo ed è davvero un bel programma, mi piace moltissimo. Comunque Antonella lo fa proprio bene. Anche a me piace da morire il tagliacarte, quindi Alfio, quando c'è Giovanna io ti dico tagliacarte, tu sai qual è la tua fine. Ok, perfetto. Allora l'impasto va fatto riposare, come sappiamo, una mezz'oretta. Okay. E noi ce l'abbiamo già pronto e anche steso. Ma adesso ci occupiamo delle verdure. Ok. Perché abbiamo detto verdure e uova. Andiamo a cucinare le verdure in un modo molto semplice e anche molto sfizioso. Possiamo usarle anche come contorno e come antipasto. Andiamo a fare un intingolo di olio, aceto di mele e un trito di rosmarino. Tra l'altro l'aceto di mele fa bene, no? Cioè ma diciamo che viene utilizzato anche diluito nell'acqua per avere un'azione tampone nei confronti delle scorie acide dell'organismo, un po' come il limone. E si può utilizzare nel condimento perché è meno acido, quindi chi soffre di gastrite lo predilige rispetto all'aceto di vino. Quindi facciamo due tegliette, una di carote, io ho scelto carote, zucchine quello e spinaci, insomma poi dopo quello che abbiamo in casa. Gli spinaci li abbiamo messi a cuocere così. Qui mettiamo le... Qui andiamo a mettere, esatto, le zucchine e qua mettiamo, lì mettiamo le carote.
mettiamo l'allarghiamo bene, un pochino. Larghe, che così, esatto, si così cuociono bene, se no poi dentro non cuociono, ecco. E quanto devono stare? Andiamo a spennellarle ancora, sì. Vedi? E poi andiamo a mettere un po' di pane grattugiato. Ah, vedi, le facciamo un po' gratinate. Perché dopo ci serve che siano un po' asciutte nello strudel, se no perdono acqua. Un po' di sale. Là. E un po' di pan grattato. Esatto, e andiamo a metterle 20 minuti in forno caldo, quindi 200 gradi ventilato, 20 minuti. Ok. E sia, 20 minuti, forno ventilato e poi vediamo come vengono le nostre. Comunque... lascia lì che fa Alfio. Volevo dire, Anto, riguardo a quello che dicevi nell'intro, che è giustissimo, ricordiamo a casa che solo i prodotti DOP, come dicevi tu, prevedono l'intera filiera sul suolo italiano. Molte IGP, penso a molti insaccati, salumi così, possono essere prodotti con materie prime che arrivano dall'estero, è previsto dal disciplinare, quindi quando magari leggete sull'etichetta vi può venire il dubbio, ma allora è un fake? No, è un prodotto italiano che per sua caratteristica può essere prodotto con ingredienti che arrivano dall'estero. Mentre quindi, i DOP no. Le DOP devono avere l'intera filiera all'interno del confine italiano. Quindi sapete che quando comprate IGP avete un'incognita, cioè non sapete se tutto viene dall'Italia, mentre i DOP sì, esatto. Questo è molto importante perché è scritto nelle etichette. È sempre scritto e magari uno pensa che possa essere indicatore di scarsa qualità il fatto che non venga dall'Italia. Non è assolutamente così, è semplicemente il regolamento. Che non viene dall'Italia. Molto spesso perché non basta ciò che produciamo in Italia per realizzare Perfetto. I prodotti. Abbiamo detto benissimo, almeno abbiamo chiarito. Allora, noi abbiamo usato un semplice stampo da punchetto, così. Sale grosso. Abbiamo messo sale grosso che si può riutilizzare, quindi non viene buttato niente. La carta da forno leggermente ammorbidita, bagnata, quindi strizzata così, e andiamo a mettere le uova. Io non l'ho mai vista questa cottura delle uova. Allora, questa cottura qua è molto carina, anche se si fa monoporzione con gli stampini da muffin, con sotto una fetta di formaggio, un uovo, un po' di speck nel forno, così com'è. E viene comunque un secondo sfizioso e veloce. Andiamo a cuocerle così perché... Li andiamo a cuocere poco, quindi rimane un po' morbido l'uovo e dopo ci serve da mettere al centro dello strudel. Certo, quindi ce ne stanno almeno 4. No, ne mettiamo 6 ci sta e poi tutto, andiamo vedi. A mettere anche, rimetto il coso qua, ne mettiamo 6 e andiamo a mettere anche 2 tuorli in modo che il tuorlo ha la stessa quantità dell'albume, così trovano tutti un pezzettino di uovo. Hai capito? Ma io non l'ho mai vista così cuocerlo, le metti nel forno? Le mettiamo nel forno assieme alle verdure, quindi andiamo a mettere 2 tuorli in più, un pizzico di sale e andiamo a infornarli assieme alle verdure, quindi stessa temperatura e ottimizziamo, stessa temperatura e stesso tempo, 20 minuti 200 gradi. Adesso dovrebbero esserci in forno quelle pronte. Quindi è perfetto perché non dobbiamo neanche abbassare o alzare il forno, abbiamo cotto esatto. Le verdure e ci infiliamo le uova. Ma cosa attento fa che scottano, sale? Scottano, scottano. Scottano, no, vabbè. Ma questo sale sotto le fa cuocere? No, praticamente tiene... sì, si scalda il sale, le fa cuocere in modo uniforme e li mantiene la... Esatto, perché la carta forno esatto, le possiamo togliere esatto. Veloce. Ecco. Quindi andiamo a fare il nostro strudel. Naturalmente gli spinaci devono essere freddi, quindi li dovete fare primi. Sono freddi, abbiamo fatto tutto prima. Sì, tutte le verdure devono essere fredde, anche le uova, perché sennò le spatasciamo sopra. Quando ho finito la ricetta mi date indietro le impronte digitali. Perché ha preso questo che scottava. Perché comunque non fa veramente, è qua da 3 anni, non ho ancora imparato neanche a tirar fuori le robe dal forno. Scusate, io faccio fuori, una petizione. Mancano le impronte? Manca le impronte. Allora andiamo a fare gli strati, così andiamo anche dopo a dare un effetto carino quando andiamo ad aprirlo. Adesso a chiuderlo ci impieghiamo poco. Guarda che bello. Facciamo gli strati come se fosse una lasagna. Abbiamo messo questo intingolo di olio, aceto di mele, rosmarino. E poi sopra un po' di pane grattugiato. Adesso qua invece ci mettiamo un po' di formaggio grattugiato. Mettiamo un po' di formaggio grattugiato. Vedi, le verdure sono belle fredde, le possiamo usare molto bene, metà sotto e metà sopra. Avete notato che facciamo un sacco di verdure adesso che è primavera, quindi abbiamo tralasciato di più la carne, facciamo cose un po' più leggere. Ecco. Evelina invisibilio. Evelina, lei vive in quei momenti di gloria a gennaio e adesso, a poco tempo, diciamo che dopo Pasqua comincia un po'. A questo punto andiamo a metterci le nostre uova, guardate che belle, vedete? Ah, li mettiamo sotto, noi l'abbiamo detto, un goccino di olio, in modo che poi facilitiamo comunque. Guarda che bella questa idea.
Ma è bellissimo questa cottura delle uova, io non l'avevo mai vista. Quindi chiudiamo poi con è proprio gli spinaci, brava e bella. Facciamo lo strato. Lo so che è la sua preferita, lo so. Più bella che vabbè. Parlavamo l'altro giorno della tua amicizia con la Marsetti, no? Del fatto sì. che sì, è sì. bello che vi siate così anche trovati tutti, no? Non proprio con tutti. Beh, con chi possiamo, chi siamo anche più vicini, cerchiamo di organizzare, magari sì, delle volte la ci incontriamo. Su da te e ci anche, esatto. E qualche volta ci incontriamo anche a metà strada. Quindi andiamo a rifare lo stesso strato al contrario. Quindi che bello. Quindi abbiamo messo sotto le zucchine e le quindi mettiamo sopra. Quindi devono finire le verdure, eh? Le verdure devono finire. Esatto. Anche perché qui non si butta niente. Sono tante, sì. Andiamo Chiudiamo. A chiuderlo facilmente perché facciamo così e così. Andiamo a spennellarlo di latte, un goccino di latte. Latte, vedi? Sì, un goccino di latte che gli dà anche un po', gli fa un po' di croccantezza sopra. E un po' di semi misti, io ho messo sesamo e papavero, semi... Va bene, così. Perché questo è tipico... Gli andiamo a dare la cottura, quindi sempre 200 gradi, in questo caso il doppio del tempo, quindi abbiamo... Questo poi è facile da spostare perché basta fare così. E via. 40 minuti hai detto? Sempre 200 gradi, il forno rimane a 200 gradi da quando iniziamo quindi, la esatto, ricetta. Quindi esatto, 200 gradi così non potete confondervi, sempre a 200 gradi per le uova, per le verdure e adesso anche per il nostro strudel. E andiamo a tirare fuori lo strudel. Non l'abbiamo già pronto, che è il piatto appunto che andiamo a terminare, a finire. Guarda che meraviglia. Grosso poi, tra l'altro. Aspetta che ti do... Ha molta resa, quindi. E adesso sai cosa chiedo invece a Fulvio? Un coltello seghetto, il coltello del pane. Ma certo. Lo posso chiedere in prestito? Eccolo qua. Io anch'io voglio fare una richiesta. Possiamo mettere in tutti i cassetti un coltello del pane, per favore? Perché ogni volta non ce l'abbiamo mai. Vado ad aprirlo? E invece va via come il pane, il coltello del pane. Allora, dai, vai. Pronta? È ancora tiepido. Ancora tiepido, ma vedremo le uova, vedremo tutto, eh. Poi è morbidissimo. Sì, rimane croccante dentro e morbido. Guardate che meraviglia. Brava. E questo è lo strudel di verdure, uova.